Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Qualche giorno fa ho deciso di rimettere in ordine la mia libreria. Allora, se siete dei lettori accaniti o comunque dei buoni lettori come sono io, sapete che questo è un procedimento che non facciamo proprio tutte le settimane perché abbiamo tanti libri da riordinare e quindi insomma quando ci mettiamo al lavoro dobbiamo dedicargli un bel po' di tempo. Era diverso tempo che io non rimettevo a posto la mia libreria, quindi c'era un vero bisogno di sgombrare tutto, rispolverare tutti gli scaffali e riposizionare tutti i miei libri. E allora ho detto, perché non filmare tutto il procedimento e farvi vedere come io riordino la mia libreria? I libri miei e del maritino sono tutti in una stanza che è sotto la nostra casa, in uno dei fondi, perché avevamo questa stanza che non ci serviva, rimaneva inutilizzata, e in più in casa non abbiamo abbastanza pareti disponibili per contenere tutte le librerie che avevamo e tutti i libri che ci siamo portati dalle nostre case, insomma d'origine, dopo che ci siamo sposati. Quindi abbiamo dedicato questa stanza interamente alle librerie. Le librerie sono miste, nel senso che alcune sono di legno marrone ed altre invece sono bianche, sono dipinte di bianco, e tutte queste librerie erano nella cartolibreria che aveva prima la mia mamma e che poi ho ereditato io. Quindi nel momento in cui abbiamo chiuso il negozio, queste librerie sono finite in casa mia, nella mia nuova casa, e adesso contengono tutti i nostri libri. Le nostre librerie sono disposte lungo due pareti e, come se fosse una valletta, ve le mostro. Allora, da una parte abbiamo i libri miei del maritino, però divisi, quindi le prime tre librerie sono le mie e contengono chiaramente tutti i miei libri, sia quelli più nuovi che quelli più vecchi che ho portato dalla mia vecchia casa. Mentre l'ultima libreria lungo la stessa parete è quella che contiene i libri del maritino. Alcuni scaffali sono vuoti, non sono gli unici che vedrete vuoti, ma questo è perché stiamo molto attenti a che cosa compriamo, a che cosa decidiamo di tenere, perché essendo entrambi lettori, quindi leggiamo molto durante l'anno, non vogliamo rischiare di avere una stanza subito piena di libri e poi di non saper dove metterli. Quindi insomma siamo contenti di avere ancora dello spazio a disposizione che insomma ci permette di avere un po' di gioco. Sull'altra parete invece ho due librerie più piccole. La prima è quella che contiene gli album delle foto, quindi non ci sono libri, e ho messo semplicemente tutti gli album, sia vecchi che quelli contenenti le nostre foto da quando ci siamo conosciuti. L'altra libreria, che è sulla stessa parete, invece è praticamente vuota. Come vedete, quasi tutti gli scaffali non contengono libri. In realtà solitamente su questi scaffali metto i libri che devo ancora leggere e che quindi posiziono lì in modo da andare direttamente a quello scaffale quando devo iniziare una nuova lettura, e i libri che ho letto e che ho deciso di non tenere in libreria. Quindi li metto tutti insieme, di modo che alla prima occasione, magari un mercatino dell'usato o una donazione che voglio fare la biblioteca o un ente ai quali li voglio regalare, insomma una cosa così, so già di avere tutti i libri insieme, posso andare a prenderli e appunto donarli, regalarli, venderli, eccetera. Questo perché, appunto, come ho detto, non tutti i libri che leggo voglio che rimangano nella mia libreria, voglio tenere soltanto quelli che veramente mi sono piaciuti e che secondo me vale la pena leggere. Io direi quindi di cominciare con il riordino della mia libreria. Vabbè, prima di tutto ho pulito la stanza, questo magari ve lo risparmio, comunque ho dato l'aspirapolvere, ho pulito tutte le superfici, eccetera, anche perché questa stanza contiene tante cose alle quali tengo. C'è un grande baule dentro al quale tengo le coperte più pesanti invernali, ma sopra questo ci sono due vasetti con dei fiori finti e addirittura un giornale, una pagina di giornale degli anni 70 con un evento particolare della Formula 1, perché sapete che io e mio marito siamo abbastanza appassionati di Formula 1, se mi seguite su Instagram lo sapete. Ho poi un piccolo mobile che viene dalla vecchia cameretta di mio marito, ancora non sappiamo bene dove posizionarlo, quindi per ora è qui, anche se devo ancora capire che cosa voglio metterci all'interno. E sopra abbiamo messo un vecchio stereo che era appunto di mio marito, bellissimo, che non voglio assolutamente dar via nonostante sia vintage e oggi non si è attaccato alla corrente, quindi non lo usiamo, però è bellissimo e quindi mi piace tenerlo lì. Dopo la pulizia della stanza ho cominciato a lavorare sulle librerie, ovviamente. Allora, il criterio che uso io per mettere i libri è un po' strano, nel senso che prima di tutto li divido per macro categorie.
Quindi, per esempio, metto insieme tutte le serie, quindi libri in serie, poi metto di solito per genere, quindi thriller, gialli e così via, romanzi e libri che non sono romanzi, quindi non so, qualsiasi libri che parlano di adozione o libri di autoaiuto o non so, libri di religione, comunque libri che non sono romanzi e i libri in inglese. Queste sono le macro categorie. All'interno di queste categorie io li metto semplicemente in fila per altezza. Non ho tanti libri tutti uguali, cioè della stessa collana e della stessa casa editrice da poter mettere insieme, perché spazio moltissimo io nelle mie letture, quindi in realtà l'ordine per altezza è quello che mi è sempre sembrato più armonioso e quindi è quello che uso da sempre. Addirittura mettevo in questo modo anche i miei libri di scuola, quindi ho sempre usato questa tecnica. Prima di tutto ovviamente ho sgombrato le librerie e ho pulito tutti gli scaffali, ho spolverato tutti gli scaffali e vi devo dire che avevano veramente bisogno. Tutte le serie insieme, anche in questo caso ho fatto dei piccoli cambiamenti, per esempio ho tutti i libri di Ken Follett erano un po' stipati su un unico scaffale e li ho allargati su due scaffali perché voglio che siano ben visibili, ho messo tutte le serie in una libreria e poi ho fatto la divisione tra i romanzi, i libri thriller, i libri che non sono romanzi appunto e i libri in inglese. Ho cercato di rendere la mia libreria anche bella visivamente, quindi ho dato un po' di movimento, magari posizionando alcuni libri per piano, ecco, invece che in verticale, oppure lasciando un po' di spazio sugli scaffali, mettendo qualche libro con la copertina rivolta in avanti e così via. Insomma, ho cercato di renderla bella ai miei occhi, sapendo che comunque rimarrà così per diverso tempo, visto che, come ho detto, faccio queste pulizie approfondite non così tanto spesso. Durante il riordino sono venuti anche il maritino e Tuco, il nostro bassotto, a farmi compagnia. Proprio che il lavoro sia ben riuscito, sono molto soddisfatta di come appare la mia libreria in questo momento, ho avuto modo anche di capire quali sono i libri che devo ancora leggere, su quali mi voglio concentrare prima di comprare altri titoli, quindi sono molto molto soddisfatta e ho avuto anche modo di selezionare un paio di titoli che non voglio più tenere in libreria e che ho messo da parte. Bene ragazzi, questa era la mia libreria, il mio riordino della libreria. Adesso voglio sapere da voi prima di tutto se vi interessa un bookshelf tour, lo farò magari più avanti, ecco, non subito dopo il riordino della libreria. Comunque, se vi piace l'idea, posso fare un bookshelf tour così aggiornato, in modo da farvi vedere nello specifico ogni libro che ho e come li ho sistemati, e soprattutto voglio sapere qual è il vostro modo di riordinare la libreria. Quindi fatemi sapere che cosa rende bella la libreria ai vostri occhi quando la guardate. E niente, io vi saluto e vi do appuntamento a prestissimo con un altro video. Ciao!